Le schermaglie giornalistiche di fascia B regionali perché si è giocato ovviamente in questo campionato. Chiedo anche Antonio e a Simone, la difficoltà non è soltanto l'eccellenza, promozione, anzi probabilmente è più difficile affrontare una stagione di settore giovanile, immagino. Certo, mi riaggancio ai discorsi che facevano prima gli amici. Okay. Io penso che fino a poco tempo fa non era un discorso di quest'anno, sono già 2 o 3 anni che c'è questa tendenza, no? E noi tutti addetti, anche se poi nessuno parla, qui sembra che sappiamo tutti perché adesso c'è questo calo, no? Che prima c'era una cosa un po' allegra, una gestione un po' allegra, adesso visto che non ci sono più tante cose allegre da dire, chiaramente rimangono solo quelle persone che stanno in mezzo al campo, che lavorano, che si trovano a far fronte a tutte le spese, no? Ci sono state società che hanno campato per tantissimi anni con queste cose. Molta fantasia, perfetto. Ci sono società che hanno sempre tirato avanti fino alla fine, facendo i conti, no? Tirando pian piano le fila fino alla... Guarda caso, quelle società che fino non hanno mai fatto i salti mortali, bene o male, no? Più male che bene, stanno andando avanti. Chi invece ha fatto... voli pindarici, eccoci qui, sono finiti i soldini, si ritira l'imprenditore o pseudo imprenditore o pseudo che facevano quello che facevano e siamo in questa realtà. Secondo me il male nasce dal settore giovanile sempre prima di arrivare alle categorie, perché se senti un ragazzino di 14 anni, 15 anni che oggi si presenta a parlare col procuratore, oggi è una cosa che secondo me di un ridicolo. Ah, ma anche l'arroganza di chi si presenta poi a rappresentare certi giocatori. Io ho amici, insomma, dei ragazzi che sono 95, okay, che erano in prospettiva di qualche Serie D prima che l'altro anno cambiasse la riforma mista dei 95, no? Cioè, si presenta questi bambini, ragazzini, proprio aggravati. Io sono procuratore di questo, proprio. Come possiamo pretendere che la cosa, no? Cioè, se c'è una cosa sfrenata, ok, altrimenti questo è un calcio che va a morire, campa solo chi ha un bacino d'utenza, no? Enorme, che ha un buon settore giovanile, punta su quello, poi magari qualche sfizio se lo può anche togliere, ma se non ha un settore giovanile buono, sei destinato a morire. Questo. Il discorso poi dei giovani, soprattutto, voglio dire, dei giovani da delega, come si dice, no? Per quanto riguarda, se io penso che, per dire, quest'anno giocano i 92 in Serie D, no? Vorrei sapere, i 91 bravi dell'anno scorso. Dove sono andati? Alla rotazione. E che, cioè, io non posso pensare assolutamente che ci sono i 91 che non sono in grado di poter giocare in categorie più o meno importanti. Cioè. Come diceva adesso, voglio dire, sono i procuratori che si presentano a 14-15 anni e illudono... il genitore prima, famiglia, perché il genitore prima e poi illudono i ragazzi. Quando si arriva a 20 anni, un 91 che c'è adesso 21-22 anni, si fa fatica a trovare i 91 adesso. Se non sono andati a giocare in Serie A o in Serie B, fortuna per loro, ritrovarli adesso nel calcio dilettante è difficile. Se vogliono divertire, fanno la prima categoria, seconda categoria e terza categoria. Ma dopo che ci sono state illusioni di Serie A, Serie B e Serie C, è difficile andare a fare la prima categoria. Difficile andare la sera a fare allenamento alle 6. Viste lei? L'allenatore, diciamo, a livello alto confronto a noi, per imparare sempre. Lei come ho cominciato da Torbella Monaca io, però se no non arrivava là. Non sono arrivato da nessuna parte. Però io parlo perché ho fatto comunque allenamento la sera alle 6, ho fatto come tutto quanto, queste situazioni le conosco settore, bene. Quindi... Ecco, io faccio una domanda. Lei come sceglie i ragazzi di Lega? Come scegli i ragazzi di Lega? È chiaro che in prospettiva 3 anni, in prospettiva 5 anni. I ragazzi giovani d'età di Lega devono giocare in maniera obbligatoria. E quindi è chiaro che un allenatore si deve creare quel piccolo pacchetto di 10-12 giocatori tra 92, 93 e 94. Esatto. Io ripeto, la mia considerazione è proprio questa, che i ragazzi del 91 quest'anno non giocano più. Ecco perché io dico, vai a scegliere, lavori, cerchi di lavorare su un 94, per dire che quest'anno è l'età più bassa, cerchi di lavorare su un 94, quando fra 2 o 3 anni il 94 probabilmente è pronto per fare un campionato un po' più importante, e non è più buono. E non posso pensare, ripeto, assolutamente che i 91 di quest'anno ci sono ragazzi che non sono più capaci a giocare a calcio. E quindi secondo me da questo punto di vista qui
è una legge un po' anomala, un po' strana, perché io ripenso a quando ero giovane, io se c'era un ragazzo che era bravo dalla C andava a giocare pure in Serie A, se era bravo, se era forte. Ma adesso dalla C o dalla D andare a giocare in Serie B, in Serie A si fa grande fatica. Quanti allievi, quando le faceva la Serie C, quanti allievi hanno fatto la Serie C? Quelli bravi. Quanti, portavo, quanti giocatori, ragazzi, che facevano gli allievi, l'hanno portati a fare la Serie C? Beh, io ho l'esperienza del... Io ho fatto settore giovanile alla Lodigiani, se lavorava in maniera un po' differente già qualche anno fa alla Lodigiani, forse sono stato trattato tra virgolette male, perché credo che la Lodigiani di quando ci sono stato io era il massimo, per l'educazione prima di tutto, l'educazione dei ragazzi prima di tutto. E poi per come si lavorava sul settore giovanile, noi ci avevamo la fortuna, o meglio, io non sono arrivato a giocare in Serie A, ho fatto al massimo la Serie C, però ricordo tanti miei ex compagni di squadra che hanno giocato anche in Serie A. Quindi sicuramente alla Lodigiani si lavorava in maniera differente. Cioè, lei lavorerà adesso con i metodi della Lodigiani? Ma io sono presuntuoso se dico questo, perché lavorare con i metodi della Lodigiani non è assolutamente facile. Io ricordo, con ricordo della Lodigiani de Malvicino e Sagramola cerco di lavorare sui giovani, ma non è facile però. Però lei ci lavora perché ci ha lavorato. Farà comunque, una scelta, comunque sia, penso di avere una struttura e un'educazione. Lei ha detto, io lavoro sui 94, perché perlomeno i 94 me li porto avanti per 3 anni. Spero di portarmeli avanti per tre anni. Perciò, fermo restando che l'allenatore domenica sono in discussione, probabilmente. Vabbè, lei, siccome però, la società ha dato in mano a lei tutta la questione tecnica, San Cesario, perché non avete né direttore sportivo. No, sono un po' il Ferguson di San Cesario, così. Lei fa tutto, sì. Perciò lei cerca i 94 per portarseli avanti 3 anni, giusto? Quanto gli costano i 94 che vengono a San Cesario? Quanto costano dei soldi? Dei soldi, a chi volta? Non è che siccome qui si parla sempre... No, più che altro io la imposterei in maniera diversa. Io la imposterei in maniera tecnica, perché io parlo da allenatore e io posso affrontare il discorso da allenatore. La tecnica abbiamo parlato, la prende a 94 perché ci porta avanti. Adesso spostiamoci, andiamo al direttore sportivo. Io non so direttore sportivo, a San Cesario non c'è sta direttore sportivo, è una situazione completamente differente. Lei vuole possiamo parlare da allenatore, posso dire a lei come valuto io il giocatore, come lavoro io sul giocatore durante la settimana. Questo abbiamo parlato, perciò... Però c'è l'altra, siccome la federazione dice faccio giocare gli under per risparmiare, giusto? No, non credo che sia un discorso per risparmiare quello della federazione, aiutatemi perché non penso che sia questa la situazione. Io credo che la federazione faccia un discorso differente investendo o cercando di investire sui giovani per cercare di portare qualche giovane. Ma perché lei, mister, se nella sua società ci stanno 10 giovani bravi, li fa giocare? Io sì, ho giocato se lei legge le formazioni, il San Cesario domenica l'ultima partita che io guardo ha cominciato la partita con 6 under, quando invece ne dovrebbero giocare 4, quindi a me se il giovane è bravo costretto, comunque può anche giocare. No, perché lei ha un'idea del settore, lei viene da una società dove gli hanno postato, gli hanno inculcato quel lavoro. Questo qua. Sì. Questo sicuramente. Giusto? Questo sicuramente. Adesso se lei andiamo a vedere la quarta serie, che vuol dire che la serie D, come si chiama? Quanta gente non ha possibilità di prendere i giocatori in sede e deve cercare gli under fuori? In sede che vuol dire? A San Cesario? No, io parlo lei a San Cesario, che ne so, Terracina, in sede, in sede come settore giovanile, del suo settore giovanile. Se non c'è giocatori in prospettiva, che li può portare sopra, ti trovo a prendere da qualcheduno, no? Certo, per forza. Quanto costeranno questi giocatori da qualcuno? Punto teorico, lei dice, io faccio il tecnico, che ne so, è giusto, è giustissimo, ma ci avranno un costo? Penso proprio di sì. Penso di sì. Poi questi ragazzi, arrivato come mi ha detto lei, arrivato all'ultimo anno, poi che ci famo? Quello che io ho detto io prima. Infatti è quello che io sostengo. Io penso, Augusto, se... aspetta, finisco questo e poi... Sì. Li devo liberare. Certo. E per liberarli chi paga? Pampalone, li paga papà. Allora, Tizio, perché qui adesso ci stanno, 1,5 miliardi di direttori sportivi, 14.000 procuratori. Esatto. Giusto? Ma sbaglio? No. E i soldi chi paga? Paga sempre Pampalone, papà, perché gli fanno credere che farà la quarta serie... Dico San Cesario perché l'hai messa davanti, come può essere Genzano. Io mi sembra che inizialmente io ho detto proprio questo, cioè io ho detto che si creano false illusioni soprattutto a genitori ai ragazzi. Lei fa questo, però bisogna dire pure chi sono queste persone, non di nome,
ma ci sono direttori sportivi, procuratori che si sono inseriti in questo giocattolo, in questo mondo che era bellissimo, perché io me lo ricordo ai tempi dell'Alba Trastevere, qui parliamo dell'Alba Trastevere, parliamo dell'anteguerra, che abbassava a stringersi la mano e il ragazzo poteva passare da destra a sinistra e da sinistra a destra. Parliamo dell'OMI. Ma io penso lei dell'OMI. Me lo ricordo bene, mi ricordo anche dove giocavo a Tormaraccio, ma io mi ricordo bene, ma so che se ci stanno procuratori e direttori sportivi e direttori generali, io so che c'è sta la parte buona, la parte meno buona, perché il calcio lo conosco, però so anche che se ci stanno probabilmente qualcuno ha aperto la porta e li ha fatti entrare. C'è sempre un padrone di casa che apre la porta e li fa entrare. Io vorrei... La federazione che io so piccolo, faccio solo l'allenatore e mi riallaccio a quello che ha detto inizialmente lui. Lei mi dice io faccio tutto, è vero che faccio tutto a San Cesareo, ma io mi piace soprattutto il lavoro... Il lavoro del, del campo mi piace soprattutto il lato del campo, perché poi la società non è mia, ci sono i proprietari. Io sto dicendo, lei sceglie quel giocatore perché tecnicamente gli piace quel giocatore e ci lavoro sopra, e ce lavoro sopra, però poi arriverà al punto e dirà che ne so, però poi quel giocatore lei non c'ha 10.000 occhi, glielo porterà a qualcuno. Beh, e quel qualcuno quanto costa? Allora la federazione parlava degli under per risparmiare gli ingaggi. Ecco là, il problema, credo, Augusto, se, e coinvolgo chiaramente il presidente Cervellini, è tra gli altri insomma un sistema che si regge sostanzialmente su tutta una serie di rapporti, userei quasi il termine connivenze in certe circostanze, che ha partorito un florileggio di figure che sono un pochino borderline in questo ambiente e che francamente insomma disturbano e non poco. Infatti io ricordo lo stesso presidente Zarelli a inizio anno, insomma, ha puntato l'indice contro questa situazione. Non si riesce a regolamentarla, però. Come se ne esce? Se ne esce perché io parlo da addetti ai lavori. Io sono nuovo e nato nel calcio, debbo molto al calcio. E voi che, diciamo, un pochino mi conoscete, sapete quello che cerco. Poi se riesco o se riuscirò si vedrà, eccetera, eccetera. Parlo anche come delegato assembleare. Io sono delegato assembleare supplente. Non partecipo ai lavori, essendo supplente. Ok, ma vedo... le riunioni che fanno, che posso garantire che se noi volessimo instaurare una trasmissione o tante trasmissioni a livello polemica o che contro il calcio è facile, no? Siamo 56 milioni di mister, mister Ferrazzoni mi può aiutare, quando va bene avrei fatto anch'io, quando perde basta spostare, no? La stessa cosa a livello, no, capisco, il mister già mi fa così perché chiaramente... Voglio dire, i mister stanno sempre soli, sì, ma perché io... lui ci avrà 7.000 persone, certo, a San Giuseppe, ma quella è una cosa sta andando benissimo. Però ragazzi, attenzione, sì, che anche a livello di federazione io non sono convinto che il presidente Zarelli voglia far questo solo per una questione di risparmio. Io sono convinto che va a fare questo magari per incentivare maggiormente il calcio giovanile, solo che facendo questo poi non si rende conto che apre un'altra porta dove entrano questi altri personaggi che qui dove apri, no? Ragazzi, il calcio è un bel giocattolo, secondo me è la cosa più bella che c'è al mondo, ma di persone che la seguono solo perché... Ma io non l'avevo mai pensata come il fatto di risparmio comunque, cioè, adesso mi aprite una porta nel cervello incredibile, perché noi marginalmente non paghiamo nessun giocatore, grande, abbiamo mai pagato, grande. E quindi per me dire giochiamo con gli under perché si risparmia, per me dire, ma a me è una cosa nuova. Sì, sì. Però voglio dire una cosa, se è questo il motivo... Ma voi lo sapete però che siete mosche bianche. Sì, che sì, noi siamo mosche bianche, però allora se si deve fare un discorso di questo genere, allora devono capire che gli investimenti vanno fatti sotto e non sopra. Perfetto. Allora, se io parto dalla scuola calcio, ma ti dico, io sono una struttura che è fatiscente, è incredibile, allora se loro non cominciano a voler incentivare le strutture, la scuola calcio, gli istruttori di scuola calcio, allora da lì si parte, allora dopo risparmi sopra. Perché gli under non è che c'hai bisogno, poi dice, io devo far giocare il 94, il 93, il 92. Se si lavora, ma io dico come federazione, come gioco italiano calcio a livello nazionale, bene sotto, alla partita sotto. Avrete risultato. Allora dopo, sopra ti ritrovi e anche in un'altra condizione. Che a volte però sono le stesse società che ci marciano un pochino, no, su questo discorso, quindi magari... Ma allora si dovrebbe obbligare le società a lavorare sotto, e non certo, sopra. Bene. Certo. Questo è, cioè se io penso all'Olanda, no? Io guardo l'Olanda, guardo la nazionale, c'erano tutti ragazzini di 18, 19, 20 anni. Cioè io non lo so, mi ricordavo quello che mi raccontava Guido. Scusa se ti interrompo, il mister ha fatto un esempio prima, no? Ha detto dove ha allenato lui e dove ha imparato qualcosa, dove si imparava, ha nominato
quella Lodigia, certo, non la Lodigia. Quella di una volta, certo. Ragazzi, ma quella non verrà, io sono convinto che non verrà più. Perché lì veramente c'era l'università. Oggi escono fuori tante persone che vogliono scimmiottare quel sistema che assolutamente proprio non è irripetibile. Io sarei presuntuoso a pensare solamente a una cosa del genere perché è praticamente impossibile. Sì, fare io quello. Sto confermando questo. Oggi nascono, oggi basta avere una struttura con campo d'erba sintetica, la cravatta e un fiorellino. E già Juventus De Poveri è nata via, tutti a parlare, generali, direttori sportivi, pipipi, ma non sanno che quel lavoro, no, era basato su gente che c'aveva quello che c'aveva, insomma, e faceva riga dritto i ragazzi partendo dall'educazione. I genitori, io ho portato dei bambini in quella Lodigiani, dove da me, piccola società di periferia, come ce ne stanno migliaia, i genitori sappiamo tutti, quando andavano nella Lodigiani, i militari, i ragazzini da 11 anni, che non fiatavano loro, certo, e i genitori, perché ma non perché glielo diceva qualcuno, perché c'erano delle regole, si sapeva che era quello l'ambiente e non fiatava nessuno. Scusate, vi fermo perché dobbiamo andare due filmati, Atletico 2000 Fortitudo e per Roma Nuova Frascati, entrambi di Matteo Latini. L'Atletico 2000 di mister Mariotti passa sulla Fortitudo Velletri e si prende tre punti importanti per restare incollata alle prime posizioni della classifica del girone C. Guidati da un Barbieri sopra le righe, i geloneri calano il poker nel freddo pomeriggio del Catena, punendo a caro prezzo le distrazioni della Fortitudo Velletri. Partono forti i padroni di casa, che dopo un quarto d'ora sono già in vantaggio. Lo spogliante dalla sinistra di Brunamonti è perfetto per Barbieri, che si inserisce in area e tutto solo, non deve fare altro che appoggiare oltre le spalle di Mastrantonio il gol dell'1-0. Il bomber di mister Mariotti ci prova ancora due minuti più tardi, questa volta però Mastrantonio riesce ad arrivare e mette il corner. È proprio sugli sviluppi di un calcio d'angolo che nasce però il raddoppio dell'Atletico. Il corner battuto da Barbieri prende una traiettoria beffarda, ingana Mastrantonio e senza che nessuno tocchi il pallone si incassa sotto la traversa per risultare il Catena per la seconda volta, quando i minuti sono solo 23. La Fortitudo riesce a farsi vedere solamente nel finale, è 35esimo quando Sciotti ci prova su punizione, scheggiando l'incrocio dei pali e andando vicino a riaprire un match che l'Atletico chiuderà definitivamente nella ripresa. Il secondo tempo inizia infatti subito con i gialloneri in avanti, al sesto franco saggi riflessi di Mastrantonio che tuffo respinge e dice di no. Estremo difensore, però poco al 17esimo, Barbieri si ripresenta ancora una volta davanti, con la freddezza giusta, riesce a mettere il pallone per la terza volta in fondo al sacco, rendendo ancora più magica la sua giornata e quella di tutto l'Atletico 2000. I gol potrebbero salire a 4 già alla mezz'ora, ma Rizza, dopo essersene andato via bene, caccia su Mastrantonio il possibile poker. Fa ancora peggio Santarelli al 31esimo, quando potrebbe colpire da pochissimi passi, ma di testa sbaglia la misura, mandando clamorosamente alto il punto finale. Il capitano riesce però a rifarsi solamente un minuto più tardi. Questa volta sceglie il più sicuro piattone e non la testa, per calare il quarto asso giornaliero e chiudere definitivamente il tabellino dei marcatori, lanciando la squadra di Mariotti, che al Catena passa per 4-0. Frascati di mister Domizzi riesce nell'impresa di fermare la capolista per Roma, rallentando la corsa della regina di mister Pascucci, che nel già pomeriggio del Vittiglio ha dovuto accontentarsi di un punto, frutto di una 0-0, con poche emozioni e con un brivido soltanto nel finale. Gara che di fatto non concede emozioni, le uniche conclusioni sono soltanto sul calcio piazzato. Ci prova il settimo casuccio per la Lupa, ma Borgatti si distende bene allontana il pericolo. Sul versante opposto lo ieri al 31esimo a tentare di sorprendere Papa, ma la risposta del numero uno di mister Domizzi è sicura e evita guai. Nella ripresa mister Pascucci prova a cambiare volta al suo per Roma, giocandosi la carta Belli. Il neoentrato si presenta subito al sesto quando prova a piazzare la zampara sotto misura, ma prima l'uscita bassa di Papa, poi salvataggio sulla linea di Casuccio, li negano la gioia del gol. I padroni di casa spingono ma peccano di lucidità e al 28esimo rischiano grosso, quando Morgante è costretto a uscire fino al limite della sua area di rigore per fermare un Bocci pericolosamente lanciato in contropiede. È proprio nell'ultimo assalto che il Pro Roma ha la chance per fare sulla gara e due punti. Pascucci ubriaca la difesa castellana e mette a cintura Sotera, sul quale si avventa Belli, in spaccata non trova però lo specchio della porta e fa scivolare sul fondo il gol che avrebbe cambiato la giornata giallorossa. Finisce 0-0 con un punto per uno che tutto sommato non guasta né la classifica di mister Pascucci né quella di mister Domizzi.
E allora, entriamo in diretta. Intanto, Ludovica, alcuni messaggi sono già arrivati. Sì, sono arrivati altri messaggi, tra cui per Ferrazzoli un saluto e un in bocca al lupo da un vecchio compagno di squadra, Massimo Gargano. Ah, e... grazie, ed anche grande San Lorenzo 97, grazie mister Altobelli. Ed infine un altro saluto per Ferrazzoli, un saluto al grande mister Ferrazzoli, un abbraccio da Matteo Ciogli. Uno dei protagonisti della scorsa stagione, ragazzo, interessantissimo. Ha fatto una grandissima stagione l'anno scorso con me, Matteo. Classe 91, se non sbaglio. No, Matteo 94. 94, Matteo 94, sicuramente un giocatore che può ancora, crescere. Come dicevamo prima, crescere e fare sicuramente qualche anno importante. Poi mi auguro per lui che riesca a fare un calcio di livello superiore, perché così esce fuori da sto tipo di situazioni di cui parlavamo prima. Glielo auguriamo con tutto il cuore. Sicuramente. È alla Viterbese. Bravissimo ragazzo voi. Quindi in bocca al lupo ovviamente anche a Matteo. Facciamo scorrere intanto le immagini degli allievi fascia B regionali e chiedo invece a Simone Cervellini che campionato stai facendo, poi magari andremo a stuzzicare anche i ragazzi. Non male, direi. Il campionato sta andando molto bene, 14 gare, 13 vittorie, un pareggio, quindi in classifica, quindi non ci possiamo lamentare. No, mi riallaccio al volo al discorso che abbiamo fatto prima sul settore giovanile. Il nostro è un caso particolare perché non solo la crisi generale e comunque la disorganizzazione delle varie società per quanto concerne il non puntare alle scuole calcio, eccetera, eccetera, ma l'aggravante nostra, come ormai penso sia di dominio pubblico, è il discorso legato al campo, quindi i problemi di disorganizzazione sono aumentati nel momento in cui ci siamo ritrovati a dover gestire una situazione nuova, una situazione diversa, con bambini che da un certo campo sportivo sono stati portati a giocare in un'altra struttura, non tanto distanti, però dato che la nostra era e cerca di rimanere una realtà di periferia in cui il bambino andava al campo a piedi, c'aveva il suo giro, eccetera, eccetera, è chiaro che d'amblè un cambio del genere ha portato un grave sconvolgimento dai piccoli fino alla prima squadra, tant'è vero che io penso che la nostra società la paragona a un arancio spremuto al momento, e adesso noi siamo il succo di questo arancio, sono secondo me il succo più buono, sono questi, sono questi allora ragazzi. Penso che è un problema con i microfoni, quindi vediamo, fra poco andremo da loro, okay. Andremo da ragazzi che fanno parte di questo succo, come l'ha definiti Simone. Diamo tempo al nostro Antonio tranquillamente di trovare il microfono e andrei a vedere anche le immagini che hanno curato per noi ieri Linda Borgioni. Prima vediamo Settebagni Boreale, poi Romulia Cinzia, sono due Ampez che riguardano la categoria allievi fascia B regionali. Fra poco partiranno le immagini con la descrizione. Questo è il campo appunto del Settebagni con la Boreale. 2-0 per la formazione di casa, il primo gol entrambi nel secondo tempo, il primo gol di Adriani a cui farà seguito poi il gol di Galassi, quindi classica vittoria all'inglese per il Settebagni che batte per 2-0 la Boreale. Questo è ancora il gol di Adriani, poi arriverà anche il secondo gol appunto da calcio piazzato dalla bandierina, il classico campo l'Angelucci, Andrea, che è stato non omologato purtroppo per la prima squadra che ormai di Settebagni non ha più nulla e dispiace, questa è una ferita aperta per quanto riguarda anche il discorso che avevano impostato sia Simone che Antonio Cervellini, chiaramente, insomma è un peccato perché si perde quel senso di appartenenza, insomma, che è sempre stato il punto focale del calcio dilettantistico. Insomma. Successo invece all'inglese anche per la Romulia di mister Brachini, abbiamo parlato diffusamente anche nel girone di andata, sta facendo veramente molto molto bene. In questa occasione ieri pomeriggio ha regolato il Cinzia con 2-0. Il primo gol arriva entrambi, tutti e due nel secondo tempo, entrambi a pochi minuti dalla fine, il gol di Felicioni al 25esimo del secondo tempo, farà seguito poi il gol di Ruggeri, eccolo qui, un gran bel gol per Ruggeri che firma il 2-0, Romulia che dopo qualche passo falso sembra insomma sempre più proiettata verso il campionato di Elite. Abbiamo risolto i problemi appunto con i microfoni per i ragazzi, una bella presentazione il vostro tecnico vi ha fatto del succo vitale della squadra, della società anzi addirittura.
una bella pressione anche. Come tecnico, Simone, come possiamo etichettarlo? Come mister, Simone, come possiamo giudicarlo? È un bravo mister. Beh. Un aggettivo, il primo aggettivo che ti viene in mente per definirlo. Beh, bravo, poi... Nonostante di razziale, quindi qualcosa di calcio, capisce? Però vabbè. Vabbè, insomma, nessuno nasce, ovviamente, sì, te lo dice un romanista, quindi figurati. Chiedo anche ai tuoi colleghi, magari una battuta. Dai, forza, ragazzi. C'è un rimbalzo, non vi preoccupate, ragazzi, non mordiamo al di là di questo. Insomma, campionato stupendo state facendo, insomma, prima sciorinava i numeri, Simone. Insomma. Allora, prima che intervengano loro, così almeno si sciolgono pure quello che ha il microfono. Davide è un ragazzo che magari rispetto agli altri due presenti sul campo nelle partite gioca meno. È uno che parte fuori quasi sempre, entra negli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, è un ragazzo eccezionale perché si allena come pochi. Se si allenassero, lo dico sempre, se si allenassero tutti come lui, anche quelli che si sentono fenomeni, no? Che ci stanno dentro in tutte le squadre, saremmo una squadra, già avremmo vinto con 20 punti di vantaggio il campionato. Quell'altro impiastro centrale è un difensore che, se continua la crescita che ha iniziato, dato che loro comunque sono 4 anni che li alleno, quindi l'ho preso i pulcini, se continua così, già ci hanno messo gli occhi parecchie squadre, tra cui alcune Juventus dei poveri, aia, citate prima, aia. E per cui diventerà un buon giocatore. L'altro, quanti sono? Perché? Microfono, quanti sono? Quanti gol hai fatto? Davide, passa il microfono. Grazie. Quanti gol hai fatto? 29. Beh, ecco. Hai fatto 29 gol in 14 partite. Mica male. Quindi, non male. Ed è centrocampista esterno, quindi. Anche. Complimenti. E ovviamente una piccolissima delegazione di tutta la squadra, ma questo per dire comunque che insomma loro sono... loro sono... I giovani stanno... Già ci sono 3 possibilità, insomma. Girerò un po' di meno, magari. Loro sono un patrimonio di questa società adesso, perché finendo il discorso di prima, a maggior ragione, visto il momento e vista, ecco, la penuria di squadre in giro per la regione, loro si stanno dando tra loro una grande prova di forza, a mio avviso stanno dimostrando di essere una buona squadra, ma ancora non hanno fatto nulla. Sul discorso dell'appartenenza, e qui chiudo, io provo a dirglielo a loro, ma capisco che non è lo stesso discorso che si poteva fare una decina d'anni fa, quando giocavo io. Cioè, io ho finito di giocare a 23 anni, quindi 5 anni fa, per problemi fisici, altrimenti avrei continuato, e ho sempre giocato con la Roma 8, dai pulcini fino alla prima categoria. In prima categoria eravamo, quanti eravamo? 8, 9, una decina di giocatori che, con i quali ero cresciuto da esordienti e giovanissimi. Cioè, noi eravamo non affiatati di più, a mio avviso bravi, perché poi furono anche annate fortunate, perché furono l'84, 85, 86, ci furono parecchi buoni giocatori, infatti disputammo buoni campionati. Tanto, scusate, noi stiamo vedendo la gara ripresa oggi da Linda Borgioni, gli allievi nazionali. La Lazio ha battuto 3-0 il Napoli, doppietta di Fiore e gol di Ortensi, che è stato preso a dicembre dalla Roma. Prego, Simone. E queste sono buone notizie. No, insomma, anche no, terminavo. E quindi spero che anche loro possano seguire la stessa strada, quindi auguro a loro di vincere il più possibile, ma soprattutto di divertirsi. Il discorso che faccio sempre a loro: non è facile disputare delle annate in cui ti giochi un campionato, quindi io, per spronarli in questo anno, insomma, sottolineo che non sempre capita di avere questa chance. Spero che riescano a coglierla quest'anno, perché sarebbe veramente eccezionale, detto soprattutto del periodo e dell'annata che la società sta attraversando. Se posso agganciarmi in questo discorso, è la prima volta che lo dico, molto probabilmente quest'anno finiremo questo girovagare per strutture da 3 anni o 4 anni, perché devo dire, anche con l'aiuto di Alessandro Cochi, del delegato Cochi, di Bruno Campanile, che abbiamo partecipato a una regolare gara, niente di particolare, che sembra
che a breve c'è l'apertura di queste benedette buste e dopo 60 giorni dall'apertura noi siamo pronti per partire, se tutto va bene, con la nostra struttura. Quindi bocca al lupo. Intanto abbiamo visto anche il gol di Bianchi del Perugia che ha battuto l'Aprilia per i giornalisti nazionali. Noi speriamo, insomma, questo sia l'augurio con il quale chiediamo la missione. Certamente. Che finalmente la Roma 8 possa tornare ad avere una casa. Solo quello, solo casa. Poi il lavoro dentro lo casa. Fate voi, ci penserete. Beh, con casa bene. Che è meglio, sa. Assolutamente. Penso sì. Proprio... Io saluto e ringrazio Augusto Tirletti. Grazie mille a voi. Antonio e Simone Cervellini. Grazie a tutti, grazie. Chiaramente il grazie lo estendiamo al nostro Alessandro Serra. Arrivederci. E il saluto e l'imbocca al lupo ovviamente a Fabrizio Ferrazzoli, allenatore del San Cesareo. Grazie, Grapillupo. E chiaramente il saluto e l'imbocca al lupo per la Coppa Italia e per il campionato anche alla Pescatoria Ostia di Guido Rossi e di Cristian Lodi. Grazie mille. Anche. Grazie anche ai ragazzi, Roma ottava più Roma 8, Roma 8. Fino alla fine non me l'ho sbagliata, alla fine proprio la buccia di banana, esatto, più la mascotte del Tor de Cenci, Matteo, ciao. Ciao Matteo, grazie. Grazie anche a Venta Ludovica, per te ripetizione dell'inno della Roma tra poco. Bellissimo. Alessandro Serra, perfetto, siamo a cavallo. L'appuntamento è a domenica prossima, tutti i giorni sul portale forieri.it. Grazie. Ciao.